In un albergo sulla Moldava nel 1915, Max Brod vide Kafka che si masturbava con due coltelli conficcati nelle cosce. Le mani stringevano l'impugnatura dei coltelli. Kafka li spostava come leve, senza toccarlo. Per reazione all'impulso provocato dai coltelli, il cazzo si irrigidiva anomalo e mostruoso. Kafka sembrava un burattino. Dalle cosce sgorgava un liquido bianco come acqua. Il piacere è un atto automatico, autonomo, in cui il desiderio non ha parte. È un gesto connaturato, contingente del corpo, in cui nessun'altra creatura interviene, disse il viso lucido viola. Kafka agiva come se quello non fosse il suo corpo. Quando si accorse di Max Brod, disse: «Sto cercando la mia anima per farla scolare sul pavimento insieme al sangue. Così Dio avrà spazio e potrà parlare tramite me».